Ciao Cactus e benvenuti in questo nuovo video. Vi vedete lì? Che è una cosa fastidiosissima, e ora che ve l'ho fatto notare voi non smetterete di guardare lì, ma oggi siamo qui per fare un video incredibilmente strarichiesto, che mi avete richiesto con costanza negli ultimi mesi, soprattutto perché ho cambiato comunque color scheme, ovvero come edito le mie foto di Instagram. In realtà sarà un video estremamente breve perché ho un sacco di preset che mi sono fatta io nel corso del tempo aggiustando alcune piccole cose, quindi una volta fatto quello è finita, non ci metto troppissimo impegno e poi faccio dei piccoli aggiustamenti foto per foto, però in generale è tutto molto veloce ormai. Ma andiamo a vedere. Scrivete qua sotto qual è il vostro filtro preferito di Viscocam e come editate voi le foto, così come al solito creiamo una community di consigli estremamente utili. Io vado sempre nei commenti dei miei video, non tanto per i miei video, ma per i consigli che lasciate qua sotto. Quindi, come edito le mie foto? Se volete il WhatsApp, my iPhone sì che è leggermente cambiato, ma vi lascio qua sotto l'ultimo che ho fatto, che è comunque abbastanza simile. Andiamo a registrarvi lo schermo. Questo è lo schermo del mio telefono, lo conoscete benissimo, è sempre lui. Andiamo un attimo sul mio Instagram per farvi vedere com'è il mio feed. Generalmente adesso c'è una forte tematica di arancio, azzurro, sì. Sono proprio sulla cresta dell'onda, faccio il teal and orange. Comunque non è stato voluto, è semplicemente dal filtro che uso di solito, poi ho fatto delle mini modifiche che mi hanno portato a questa palette colori, che evidentemente vi piace molto perché me lo state chiedendo in tanti ultimamente. E in realtà è veramente molto molto semplice e sicuramente aiuta tanto a pensare prima alla foto che si scatta, che è una roba veramente generazione social, però scattare delle foto che hanno dei dettagli o comunque una percentuale dei due colori che utilizzate per il feed aiuta, quindi se io posso mettere qualcosa di azzurro o arancio all'interno di una foto so che più o meno poi rientrerà all'interno di tutto. Se non c'è nessuno di questi elementi un po' questi dettagli inutili, io sono una Visco girl, una Visco bitch come si chiamano in America, e uso esclusivamente Visco, a volte un po' Lightroom, però proprio se ho voglia o se qualcosa mi dà particolarmente fastidio. E oggi andiamo ad editare questa foto qua. Io vado a prendere il mio preset, che generalmente è quello di tutto, io semplicemente vado a copiare le modifiche da una vecchia foto e poi vado a incollarle nell'altra. E Visco fa tutto. Poi se io vado a toccare, vado a vedere che cosa ho fatto effettivamente per farlo vedere a voi. I filtri che uso di solito sono CS7, CSO, C7, C8 e C9, quasi sicuramente questi. In questo caso c'era il C8 e vado a vedere che cosa ho fatto. Praticamente quasi tutte le mie foto sono leggermente sovraesposte, con un po' poco più di contrasto, come potete vedere. Schiarisco molto spesso le ombre perché vengono sempre troppo scure con quel tipo di filtro. Punti luce pure perché viene anche bruciata la foto, i filtri sono un po' strani. E poi vado ad aggiustare l'equilibrio della temperatura, di solito verso il lilla, ma ora ve lo faccio vedere. La saturazione, la tonalità pelle è il jolly per tutte le mie foto e poi un po' di dissolvenza, però quasi mai in realtà, non so perché sia in questo preset. L'equilibrio del bianco di solito tende molto in questo caso perché c'erano le piante, ma generalmente tende molto al viola. E la temperatura invece è quasi sempre nel blu, perché io odio le foto gialle, non mi piacciono proprio, non ce la faccio. Quindi questo, solo che appunto se facevo la tonalità viola con le piante veniva tutto molto freddo e non mi piaceva, e quindi lo riportiamo sul verde. La tonalità pelle è importantissima perché rende tutti i gialli, i rosati un po' o aranciati o giallastri, quindi a seconda io ovviamente vado più sull'aranciato violaceo, che è il meno, e in realtà poi tutto il resto non lo tocco, cioè questo qua è semplicemente il mio filtro personale che utilizzo per modificare le foto, cioè nulla di più, nulla di meno. A volte con Lightroom vado ad aggiustare un po' gli azzurri, però niente di trascendentale, a volte abbasso la saturazione, e questo è il prima e il dopo delle mie foto. Generalmente, vi faccio vedere un altro esempio magari. Questo mi sa ad esempio che era, è sempre C8 comunque, guardate la differenza, e qua penso di esserci andata giù pesante con la tonalità pelle, esattamente, -2.1, e semplicemente bellissimo, manca il tocco di azzurro, però in questa foto è tutto molto aranciato secondo me. Queste sono le foto per Falconeri che vedrete settimana prossima probabilmente,
E poi per organizzare il feed uso un Noom, ormai nel mio canale l'avete visto 8700 volte, mi aiuta a capire un po' la disposizione estetica delle cose. Ora in realtà non ho foto pronte da metterci qua, c'ho delle foto che voglio sempre mettere da una vita e che tengo qua. Ad esempio, intervista sull'arte che sto leggendo adesso, ho fatto questa foto 8000 mesi fa e non vedo l'ora di pubblicarla perché mi piace molto, quindi ora mi spiccio a leggere interviste sull'arte, ve lo prometto, anche perché me ne voglio parlare. Comunque questo qua è effettivamente è quello che sembra, ti permette di girare le foto, vedere già quelle pubblicate e spostare per capire quale ci potrebbe stare meglio, prima una, prima l'altra. Secondo me questa è la cosa più utile in assoluto, più che altro perché poi nel totale almeno riesci a capire come viene anche l'anteprima, il quadratino, riesci a capire com'è, secondo me. E niente, questo è tutto quello che faccio per le foto di Instagram. Come potete vedere è veramente molto poco, è molto molto veloce. Una volta che avete impostato il preset ci mettete un secondo. Fatemi vedere se posso farvi vedere piano piano tutte le impostazioni. Esatto, ora vi faccio una mini passeggiata in tutte le impostazioni del filtro, in modo che se volete potete stoppare il video e ricopiarvele proprio tutte, anche perché non so come condividerlo su Viscovacam il filtro. Quindi questo è tutto quello che faccio, spero che vi sia stato utile. Lasciatemi qua sotto scritti i vostri filtri preferiti di Visco, che così proviamo un po' cose nuove. E noi ci vediamo mercoledì. Ciao cactus!